Lei ha lanciato una denuncia ben precisa di presunte irregolarità in queste prime battute di campagna elettorale. Di cosa si tratta precisamente? Ma mi sembra abbastanza come dire, logico che chi detiene il centro istituzionale che è la macchina comunale si appresta, come spesso succede, a dispensare eh, prebende pur di conquistare un voto in più. Ed è già, come dire, sintomatico di, una certa, di un certo clientelismo sapere che il comune distribuisce pacchidono. Sarebbe opportuno che questo lo facesse la Caritas. Di chi stiamo parlando e di che cosa stiamo parlando? Ma stiamo parlando di Fratelli d'Italia. Mi sembra che negli ultimi giorni si stiano dando un gran da fare. Per costruire una, per ampliare una rete clientelare. Insomma, non mi sembra normale che negli ultimi, nelle ultime settimane, antecedenti il voto del 25 maggio, partono dei progetti dal piano di zona che vengono letteralmente poi divulgati sul territorio. Insomma, noi Chiaramente ci arrivano delle voci. Su queste voci apriremo anche come dire. Una seria, una seria informativa per capire fino a che punto ci si può spingere anche per chiedere chiarimenti in procura. Gli avversari politici hanno lanciato delle accuse ben precise, parliamo di Franco Annunziata e di Giuseppe Canfora, si parla di presunte irregolarità nella campagna elettorale e parlano specificatamente di Fratelli d'Italia. Sì, vorrei capire quali sono queste presunte irregolarità, perché da, per quando mi risulta non ce ne sono. Eh, non ce ne, si parla di posti di lavoro cioè se ognuno va a vedere nella programmazione del comune non ci sono previsti posti di lavoro, per cui anzi nel, per quanto riguarda il mio PEG che è quasi zero, anzi sono, nel bilancio è stata fatta una programmazione che io ho destinato ai disabili e agli anziani, è basta, diciamo questo è tutto. Poi per quanto riguarda altri problemi di assunzione posso assicurare ai miei amici eh, che della campagna elettorale che su questo possono essere tranquilli. Si è ipotizzata addirittura una sorta di compravendita di voti, quindi eh, una denuncia molto forte. A me guarda, non mi risulta, a me mi ha sempre votato perché no, cioè io non sono un politico nuovo, sono un politico che fa politica dal 95, per cui la gente mi, mi vota per la fiducia che ripone in me. Io non ho mai, eh, nonostante in campagna elettorale, promesso qualcosa, oppure eh, a me, nella mia politica questo non esiste. Poi se loro eh, asseriscono qualcosa e hanno delle prove, è giusto che facciano i nomi di queste persone che praticamente parlano di assunzione e tutto il resto.